manifestazione anche questa settimana, una serie di iniziative. È stato aperto lo sportello Daphne per le vittime dei reati. È stata un'occasione importante, un servizio che verrà reso a tutti coloro che purtroppo dovessero essere vittime e subire dei fatti delittuosi, un appoggio psicologico con gli educatori e con gli psicologi per quello che è la necessità di sapere come rapportarsi con le istituzioni e anche per quanto riguarda l'aspetto di danno che la persona subisce nell'essere vittima per esempio di una truffa, ecco, quindi sapere quanto ci si indebolisce anche nella propria capacità di reagire, quindi un grande supporto dalle istituzioni, un ringraziamento alle nostre politiche sociali, all'assessore Politi, la dottoressa Pitaro che ha collaborato con Daphne come associazione a livello nazionale, era presente il presidente, il consigliere Marcello Maddalena. È stata una grande occasione di confronto perché anche con la grande collaborazione della Procura della Repubblica di Vercelli, presente il procuratore dottor Pianta e il dottor Introvigne, che hanno voluto con i nostri uffici creare un punto di risposta per i cittadini. Abbiamo poi in questa settimana ancora molte iniziative, lavorato ancora per quanto riguarda le fioriture, per quanto riguarda la pulizia delle erbacce, c'è stato tutto un intervento al cimitero per quello che era una ragione di adeguamento e si sta lavorando ai grandi progetti del PNR. Abbiamo poi presentato la stagione di Musa, che è il nostro cartellone estivo, una presenza su più parti della città, quindi la piazza Antico Ospedale, la piazza Cavour, il chiostro di San Pietro Martire, lo spazio Join con la rassegna dei 40 serate di cinema. Grandi nomi, una grande occasione per la città, una offerta che va dai grandi artisti, che va dal jazz di grande valore, la presenza per spettacoli per i bambini, i comici, quindi una varietà di offerta che permetterà davvero ai vercellesi una estate serena con tante occasioni per svagarsi e per divertirsi. Voglio ricordare sabato e domenica al Museo Leone un appuntamento letterario dove si approfondiranno i personaggi di Italo Calvino e di Ludovico Ariosto.